L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Attualità. E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno, con noi in collegamento c'è il pastore avventista Daniele Benini. Ciao Daniele, benvenuto. Buongiorno a tutti, ciao Mario. Con Daniele Benini, come ogni settimana, approfondiamo una notizia di cronaca che possa avere anche qualche connessione, qualche collegamento con la nostra spiritualità. 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E la notizia riguarda il CAM, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti, che si occupa dal 2009 della presa in carico di uomini autori di comportamenti violenti nelle relazioni affettive. In particolare c'è stato qualche tempo fa un congresso internazionale che si è occupato di questa tematica, legandola anche alla carcerazione, legandola alla prevenzione e legandola al recupero di questi uomini per cercare di farli rientrare nella normalità. Daniele, il tema sicuramente è molto complesso. Da un lato c'è il dolore, c'è la vergogna per la violenza che le donne subiscono, c'è in qualche modo una sorta di desiderio di rivalsa su coloro che sono violenti, che praticano delle violenze raccapriccianti dal punto di vista reale, dal punto di vista psicologico. Insomma, c'è da riflettere molto su questo, Daniele. Sicuramente, diciamo, non sarà mai esaustivo, non sarà mai sufficiente comunque la buona intenzione di dedicare a livello mondiale, poi a livello nazionale, in altri contesti, delle giornate per alzare l'attenzione su questo argomento che vede coinvolto donne e vede coinvolte anche uomini che sono portati per diverse ragioni a vivere queste dimensioni. Io questa mattina volevo semplicemente tentare di evidenziare alcuni che secondo me sono gli elementi, diciamo, che forse enfatizzano e danno al problema sempre dei risvolti tremendi, atroci. Ecco, noi siamo a diversi livelli una società ancora maschilista. E nella misura in cui restiamo a livello di posizioni politiche, amministrative, economiche, e potrei continuare l'elenco, una società tipicamente maschilista, questo evidenzia che ci sono ruoli che sono soprattutto quindi ricoperti da uomini, e questo incide in un contesto generale, incide sul significato che ha una dirigenza, che ha l'uomo, e quindi se la donna non ce l'ha vuol dire che c'è comunque una differenza. Questo qui io cerco di trasferirlo e di portarlo appunto a quello che poi è una considerazione così terra terra in rapporto appunto alle relazioni di coppia, alle relazioni di coppia nell'ambito di una famiglia, di una coppia, o anche a quello che avviene dove, secondo dati recenti, il 20% delle donne, quindi una su cinque, ha ricevuto tra i 16 e i 70 anni una violenza sessuale e il 22% ha ricevuto una violenza di carattere fisico. Sì. Ecco, questo a dimostrazione che l'uomo, che noi uomini in generale, abbiamo un comportamento nei confronti dell'altro sesso, un comportamento di supremazia, un atteggiamento in cui la gestione di alcune dinamiche che attengono alla sfera fisica e quindi sessuale dell'intimità le riteniamo
qualcosa che ci appartiene, qualcosa che ci è dovuto. Invece non è assolutamente così. Insomma, è un comportamento che è entrato in qualche modo a far parte di una cultura che tende a rinnovarsi, a perpetuarsi sempre in questa maniera, in sostanza. Sicuramente sì, e al di là di quelle che poi sono le denunce che avvengono, quante sono le denunce che la donna per amore di pace, per amore di famiglia, per amore dei figli, anche per una situazione di carattere economico che comunque il marito le garantisce, accetta, subisce e vive questa situazione senza denunciarla. Ecco, questo è sicuramente una realtà che dovrebbe fare vergognare noi uomini in generale, perché sicuramente è qualcosa che ci portiamo dietro, come dicevi tu, Mario, di cui non riusciamo a scrollarci perché non permettiamo, perché rimaniamo a livello superficiale nel renderci conto che qui. E quindi, tornando a questa informazione che tu hai dato, che qui occorre veramente svolgere un'opera di disintossicazione per coloro che sono uomini maltrattanti, ma occorre mettere in essere, in divenire un percorso di prevenzione generalizzato, educativo, forse a partire dalle scuole dell'obbligo, in cui un'educazione civica, un'educazione anche di carattere sessuale opportuna ci aiuta a comprendere il rispetto dell'altro e soprattutto il valore dell'altro. Certo, insomma, la violenza sulla donna nasce a monte, nasce come tu accennavi all'inizio, Daniele, proprio da come è impostata la nostra società, quindi la donna che è messa in secondo piano, che diventa un oggetto non solo nell'ambito della violenza, ma proprio a livello, concettuale, a livello sociale molto spesso. Basta pensare alla pubblicità, come la donna è oggetto e diventa oggetto di promozione pubblicitaria attraverso il suo corpo. E questo sicuramente, secondo me, è avvilente ed è una manifestazione evidente del concetto che noi abbiamo e di quanto noi uomini in generale siamo desiderosi o abbiamo bisogno di vedere, io direi addirittura di concupire, tra virgolette, ripeto, tra virgolette, quell'oggetto per poter arrivare all'acquisizione di quel prodotto. Certo. Bene, per proseguire e andare verso la conclusione della riflessione di oggi, la proposta del pastore Daniele Benini, per quanto riguarda un brano biblico è caduta su 2 Samuele, il secondo libro di Samuele, al capitolo 13, i versetti da 7 a 15. È un episodio antico, antico migliaia di anni, ma che per certi versi potremmo definire molto attuale. Leggiamolo insieme. Allora Davide mandò a dire a Tamar: «Va a casa di Amnon e preparagli qualcosa da mangiare». Tamar andò a casa di Amnon, suo fratello, che era a letto, prese della farina stemperata, l'intrise, preparò delle frittelle e le fece cuocere davanti a lui. Poi prese la padella, servì le frittelle e gliele mise davanti, ma egli rifiutò di mangiare e disse: «Fate uscire di qui tutta la gente». Tutti uscirono. Allora Amnon disse a Tamar: «Portami il cibo in camera e lo prenderò dalle tue mani». Tamar prese le frittelle che aveva fatte e le portò in camera ad Amnon suo fratello, ma mentre gliele porgeva perché mangiasse, egli l'afferrò e le disse: «Vieni a unirti a me, sorella mia». Lei gli rispose: «No, fratello mio, non farmi violenza, questo non si fa in Israele, non commettere una tale infamia. Io dove potrei andare piena di vergogna? E quanto a te, tu saresti considerato un infame in Israele. Te ne prego, parlane piuttosto al re, egli non ti rifiuterà il permesso di sposarmi». Ma egli non volle darle ascolto, ed essendo più forte di lei,
la violentò e si unì a lei. Poi Amnon ebbe verso di lei un odio fortissimo, a tal punto che l'odio per lei fu maggiore dell'amore di cui l'aveva amata prima. Le disse: «Alzati, vattene». Ecco, fin qui la lettura di questo brano dalla Bibbia. E possiamo dire, Daniele, che i passi della violenza sulle donne ci sono tutti. L'ambito familiare, il desiderio insano, la trappola che viene tesa, la violenza che non sente ragioni. Poi, ovviamente, c'è anche il dolore e la vergogna della vittima. E infine l'odio del carnefice, odio che sostituisce quello che qui viene chiamato amore, ma che amore non è, senza per questo scomodare la psicologia, Daniele. Assolutamente sì, Mario, penso che tu hai già fatto una, una disamina del testo. Io vorrei aggiungere due cose che ritengo eccezionali. La prima cosa è il coraggio dell'autore di questo libro in un contesto di circa 2800-2900 anni fa, di raccontare questa storia in una società ancora più maschilista della nostra. Credo che raccontare questa storia e parlare del figlio del re sia già di per sé un evento importante, certo, che manifesta, che evidenzia le cose che tu hai detto e che sicuramente vuole fare da apripista, vuole aiutare quei lettori e noi oggi lettori nel XXI secolo a comprendere quanto sia antico questo male e quanto sia subdolo e quanto sia violento. L'altro elemento importante che ed è una caratteristica della donna, tu ne hai già parlato, quindi il dramma si consuma dentro le mura familiari ed è quello che nella stragrande maggioranza avviene ancora oggi, e il dramma si consuma anche perché la donna, in quanto donna, in quanto anche genitrice, in quanto potenziale madre, è portata ad assegnare fiducia all'altro, e qui la sorella assegna fiducia al fratello, fiducia che poi viene tradita in questa maniera. Certo. Ecco, sicuramente il brano evidenzia il desiderio morboso di questo giovane, di questo figlio del re, sicuramente a mio avviso come tanti altri figli di re e di papà viziati che hanno a disposizione quello che vogliono, e credo che qui ci sia un altro elemento che il testo letto non ci dice, ma che è nella storia, che anche Davide nella sua esperienza di padre ha vissuto delle esperienze sicuramente particolari, per le quali ha chiesto umilmente perdono e ha tra virgolette sofferto molto per quella scivolata che ha fatto con la moglie di un altro uomo. Ecco, allora cosa voglio dire? Che anche la famiglia, oltre ai mass media, a quello che è la provocazione, la provocazione che ci viene dal mercato della pubblicità e dalla comunicazione moderna, anche la famiglia in tutto questo gioca un ruolo importante. C'è un detto che dice che quello che tu sei parla così forte che io non sento quello che tu dici. Ecco, io genitore, che cosa posso insegnare ai miei figli se io stesso sono schiavo, sono portato a vedere film, a seguire programmi, a fare delle battute a volte anche davanti ai miei figli sicuramente inopportune. Quindi la famiglia non soltanto come luogo in cui si consumano queste violenze, ma la famiglia anche come classe, come scuola di vita che io posso dare fin da piccolo ai miei genitori. Ecco, quindi poi non scandalizziamoci oltremodo se raccogliamo quello che a volte raccogliamo pur non volendo, ma indirettamente siamo complici di una cultura che noi andiamo a perpetrare nel tempo. Certo, ed è molto importante sicuramente riflettere, si tratta probabilmente di fare una rifondazione totale del modo di vedere, del modo di fare, del modo di ragionare
prevalente nell'ambito della nostra società e c'è quindi molto lavoro da fare. Allora, un grazie al pastore avventista Daniele Benini. Daniele, ha un prossimo commento d'attualità la prossima settimana, allora. Ciao. Ciao, buon ascolto di RWS. L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Attualità.